che fosse in corso un'imponente operazione, poi denominata Eclisse, da parte delle forze dell'ordine, i cittadini lo avranno intuito già dalle prime ore della mattinata, considerando le eliche degli elicotteri della Polizia di Stato intente a sorvolare i cieli della città, unite al rumore delle sirene spiegate delle volanti. Ad essere impegnati gli agenti della squadra mobile della Questura di Lecce, coadiuvata da tutte le altre squadre mobili pugliesi, oltre che da quelle di Potenza e Matera, dal reparto volo e dai cinofili di Bari. Nel complesso sono state eseguite 35 misure di custodia cautelare, di cui 34 in carcere ed un'applicativa degli arresti domiciliari disposte dal giudice per le indagini preliminari al CIDE Maritati, su richiesta del pubblico ministero della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce, Guglielmo Cataldi, per i reati contestati di associazione di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti, estorsione e detenzione di armi. Dopo il sequestro operato poco più di 2 anni fa, il 20 dicembre 2012, ad uno dei più importanti gruppi malavitosi appartenenti alla Sacra Corona Unita, oggi è arrivato il provvedimento di confisca. I finanzieri del GICO di Lecce, gruppo investigativo criminalità organizzata, e i carabinieri del ROS, nel contesto delle indagini patrimoniali, a seguito delle operazioni Canasta, condotta dalla Guardia di Finanza, e Galatea, condotta dai carabinieri del ROS, hanno notificato il decreto di confisca emesso nei confronti di alcuni noti esponenti del clan padovano. Il positivo esito dell'attività investigativa di natura patrimoniale, a corredo di altre importanti acquisizioni probatorie, ha portato così alla riconducibilità di consistenti beni mobili e immobili. Fra i beni confiscati, società, immobili, mezzi e rapporti bancari, per un valore stimato di circa 3 milioni di euro. 4 punti, tanto divide giallorossi campani da quelli salentini. Un distacco in graduatoria piuttosto esiguo che, se solo il Lecce non si fosse fatto raggiungere dal Catanzaro durante l'ultimo match di campionato, probabilmente oggi sarebbe risultato minimo. In terra campana, infatti, Miccoli e compagni affronteranno il Benevento, formazione attualmente prima in classifica a 29 punti. Nel frattempo, Romeo Papini suona la carica dalle colonne del sito ufficiale della società giallorossa. Ora ci attende il Benevento, una squadra che non è a caso prima in classifica. Abbiamo dimostrato che in questo tipo di partite, con l'avversario che ti permette di giocare, possiamo dare il massimo. Il centrocampista si sofferma anche sulla sua condizione fisica. Ormai sono guarito, certamente la condizione non può essere ottimale, ma spero che con questa settimana di lavoro si possa migliorare.